Allora, oltre 16.000 vittime, 16.400, questo è il bilancio non definitivo di questa catastrofe umanitaria, non c'è altro modo per raccontarla. 50 secondi di pubblicità e poi ci colleghiamo. No, Luca Cari, rimandiamo la pubblicità per metterci in contatto con voi. Ci sente? Sì, mi sento. Allora, Un attimo solamente. ci dica come sta. Ecco. Ma stamattina abbiamo ripreso, anzi, non abbiamo mai sospeso le nostre attività anche nel corso della notte. Ieri è una giornata di grande soddisfazione. Siamo riusciti, i nostri videofoco sono riusciti. Allora, molto molto complicato, A evidentemente. salvare due ragazzi intrappolati con le macerie sotto piani di cemento, quindi era l'obiettivo. Non vi ho La sentito. sentiamo, prego, cari. Cari. Sì, dicevo, quindi grande soddisfazione, dicevo, un'operazione molto molto difficile in un contesto anche difficile. C'è molto ritardo. Luca Cari, noi la sentiamo. Sì, provo a parlare. Sì, dicevo, un contesto molto difficile, una situazione come vedete. Allora, come potete immaginare, noi stiamo cercando. Anche dalle immagini, avete visto in questi giorni una situazione drammatica. Palazzi crollati, quindi c'è una richiesta di soccorso che è smisurata anche rispetto ovviamente a quelle che sono le nostre possibilità operative. Siamo uno 60 vigili del fuoco che adesso stanno lavorando qui ad Atai, in condizioni peraltro proibitive la notte. Le temperature scendono ampiamente sotto lo zero, quindi lavorare è veramente difficile. È difficile anche poter recuperare le energie perché anche quando ci si riposa il freddo si fa sentire, quindi sono condizioni abbastanza difficoltose. Migliori durante la giornata, invece, almeno abbiamo in questi giorni sempre avuto giornate di sole, stiamo lavorando al meglio. E allora, come potete immaginare, quelle condizioni di connessione sono molto complicate, ma siamo riusciti comunque a parlare con Luca Cari, responsabile delle unità che in questo momento sono attive, sul campo in Turchia. E, insomma, come abbiamo sentito, sono riuscite a portare a termine alcuni salvataggi.